Flavia Perina, lei ha scritto che il riconoscimento dei diritti rappresenta lo specifico culturale europeo più vero, in contrapposizione con un modello americano che affida la salvezza dell'individuo alla comunità mercato. In che modo questa sua riflessione si farà azione politica nel suo impegno parlamentare? Ma io credo che sia giunto il momento per il centrodestra di abbracciare la questione dei diritti come la grande questione irrisolta, soprattutto per quello che riguarda il mondo femminile. Il tema delle pari opportunità, a mio giudizio, è un tema che è nel dibattito politico da 25 anni ed è un tema in gran parte anche risolto. Le pari opportunità esistono, le donne vanno a scuola, entrano all'università, scelgono i loro lavori, entrano addirittura nell'esercito, si arruolano. Non ci sono più settori di impegno dove esistano opportunità differenziate per uomini e donne. Anche in politica la prossima legislatura porterà un numero consistente di parlamentari donne. E quindi ritengo che la riflessione delle donne in questa legislatura debba spostarsi dal tema delle pari opportunità al tema dei diritti delle donne, a cominciare dal diritto alla sicurezza, per continuare col diritto alla maternità, con il diritto ad un salario che consenta di vivere senza eccessivi sacrifici e via continuando. Ecco, la presenza femminile nelle liste è tuttavia ancora molto bassa, in particolare nelle liste del PDL. È ancora così lontano il binomio destra-cultura paritaria? Ma guarda, io contesto questa tesi. Il PDL, secondo i conteggi che sono stati fatti, porterà in Parlamento un centinaio di donne e altrettante le porterà il Partito Democratico. Nella prossima legislatura, tra la Camera e il Senato, ci sarà circa il 20-22% di rappresentanza femminile. Tenete conto che in Francia, dove si è votato un paio d'anni fa, sono state elette 107 donne che rappresentano il 18% e si è gridato al miracolo, si è sostenuto che era una legislatura rosa, si è parlato di una rivoluzione sarkozista anche in questa direzione, quindi la prossima legislatura sarà sicuramente la legislatura più rosa che l'Italia ha mai conosciuto negli ultimi 50 anni, per lo sforzo combinato sia del centrodestra che del centrosinistra. È dunque contraria ad introdurre le cosiddette quote rosa in Italia? Ma io ritengo che il tema delle quote rosa sia stato affrontato nelle ultime due legislature e in qualche modo sia stato metabolizzato dalla società italiana. E a questo punto è evidente che nessun partito, al di là dell'esistenza di specifiche disposizioni di legge, potrà mai più ripresentare liste dove non ci sia una consistente rappresentanza femminile. Le quote rosa di fatto sono una realtà, anche se non esiste purtroppo una legge che le in qualche modo che le istituzionalizzi, la legge che aveva voluto Stefania Prestigiacomo e che fu bruciata all'ultimo secondo per i noti motivi. E ritengo che si debba andare avanti. Il tema della prossima legislatura sarà la qualità che le donne possono portare in politica, i contenuti più che i numeri. Parliamo ancora di diritti delle donne. Qual è la sua posizione sulla legge 194? Ma io credo che la 194 è una buona legge. Premetto anche il fatto che io da ragazza, quando 20 anni fa la 194 fu approvata, ero una convinta antiabortista e mi battei contro la legge 194 per il referendum abrogativo. A distanza di 20 anni possiamo dire che è una legge che, se fosse applicata nella sua interezza, sarebbe una buona legge anche a tutela della maternità, che è poi il titolo della legge. Il problema è che i consultori ormai sono stati svuotati dal loro ruolo, sono sottofinanziati, in alcune regioni sono addirittura inesistenti. Bisogna restituire una nuova linfa alla legge 194 e lavorare davvero perché sia pienamente applicata in tutte le sue parti, a cominciare da quelle che prevedono aiuti, sostegno alle donne in difficoltà che intendono portare avanti la gravidanza. La legge sulla fecondazione medicalmente assistita, secondo alcuni tribunali, potrebbe essere incostituzionale. Ritiene che vada modificata? No, io ritengo che la legge sulla procreazione assistita, anche in quel caso, è un buon compromesso su un tema estremamente, estremamente complesso, estremamente difficile. Si è raggiunto un compromesso tra sensibilità differenti e intelligente, a mio giudizio. Poi delle modifiche sulla questione del numero degli embrioni, sulla questione della conservazione criogenetica sono evidentemente sempre possibili, ma mi piacerebbe che fossero concordate dalla politica e non sotto la spinta delle sentenze di tribunale, perché non credo che un tribunale abbia il potere e la legittimità per decidere su questioni come la vita.